Benvenuti, ciao Geccone, ciao, ciao Ere, ciao Geccone, ciao a tutti. Allora, poi semmai te lo spiego dopo. Allora, prima di iniziare, sto intanto impostando i vari comandi, quindi questo, bene sì, questa è la presentazione di tutto, quindi ho preso il contatore, sono riuscito a fare un po' tutto. Ora sto impostando un attimino i vari cose, come si dice, i vari comandi, così dopo li potete provare se riusciamo a farli funzionare, nel caso... Dopo li provate. Oggi cosa facciamo? Facciamo un po' di retro come prova. Il contatore non è difficilissimo. Io alla fine l'ho imparato, l'ho settato bene in una giornata più o meno. C'è un po' di roba da mettere come cosa, eh? Cioè, come si dice, come comandi. Comunque, ragazzi, come state? Intanto, no, non è su Streamlabs, è su un altro. E su un altro programma si chiama Snaz, tipo una cosa del genere. Quindi, e lo potete trovare tranquillamente, è facilissimo. Guarda, mettere. Io ce l'ho fatta, ma dovevo avere il computer. Quindi, come voi avete visto, io ora ce l'ho. E quindi niente, quindi siamo bene così. Oggi si parla un po' di questo. Speriamo che vada bene. Ora sto un attimo facendo ancora un po' di roba. Intanto, prima di partire, ditemi come va. Come va l'audio, come non va l'audio, eccetera, così almeno mi faccio un po' un'idea. Io spero che l'audio vada bene, ma nel caso ci sono anche tutti gli alert già messi. Oggi li ho provato con l'altro canale, che adesso finalmente può partire. Buonasera, buonasera a te, ribuonasera, anzi, perché ci siamo visti anche oggi nell'altro canale. Sto impostando un pochino alcuni comandi, spero che funzioneranno. Spero di aver impostato bene il, come si chiama questo cacchio di Streamlabs, chatbot, questo qua. E i comandi, se no mi metterò poi stasera a fare. Oggi si parla un po' di audio molto buono, grazie. Quello che ho pagato il computer vuole ben vedere se l'audio non va. Mi sarei abbastanza incacchiato. Quindi allora potete testare, secondo me già addirittura i comandi, se volete potete già settarli. Oggi andiamo subito con il primo gioco, che il primo gioco è Virtua Tennis. Oddio, ah, poi mi dovete dire come va l'audio del gioco. Cazzo. Io credo bene per ora, però. Ok, vediamo un attimo. Sì, questo qua è. Si chiama Snatch. Virtua Tennis 2. Ok. Opzioni normali perché siamo incapaci. Non so cosa c'è scritto. Language, ovviamente, Francois. Non ricordo qualche Virtua Tennis. Funziona l'audio? No. Non è il comando? Non parte, non lo posso dire. Comunque non so come mai non funziona il password, eh? È partito il comando? Sì, è partito l'audio, però sono bassi. Ok, quindi devo... Allora, prima di tutto li setto allora, dai ragazzi. Intanto li setto, perché ho visto che sono bassi. Quindi non va bene, devono essere alti, comunque un pochino. Ho spento... No, ho spento coso, ho spento questo. Ho sbagliato, vabbè. E Red Dream, eccolo qua. Adesso devo un attimino reimpostare i comandi, perché sono bassi. Perché ho visto che sti cazzi va, però è basso, quindi non va bene. Vedete se... Eh sì, però m'aveva fatto. No, no, ma funziona. Purtroppo è successo questo, che li devo mettere al massimo perché sono bassi. Incredibile, ma sono molto bassi. Perché te lo dà preimpostato, no? Tutto. Buonasera, buonasera a te, buonasera. Quindi il volume lo devo aumentare al massimo, ovviamente. Perché sennò non va bene, insomma. Vedi? Infatti ora li modifico un attimino. Come va ragazzi? Finalmente ragazzi posso fare una live normale. Come tutti gli esseri umani normali, cavolo. Non è su quel coso lì che ogni volta era un casino. Era un casino ragazzi. Allora, no, adesso facciamo un po' di tennis prima. Sì, no, anch'io, ragazzi. Io... Ma finalmente sull'altro canale posso fare le interviste, che io adoro fare le interviste. E questo è il problema, che io volevo un computer per fare i podcast, fare un po' di interviste. Mozilla Lamps, eh?
Ma lo avevo attivato, dico la verità, lo avevo già attivato, ma ha causato danni, non lo so, impazziva, mi metteva la gente in... Comunque poi adesso sono troppo contento di avere questo, quindi... No. Quindi io volevo fare più che altro delle interviste, ma appena posso le faccio sull'altro canale, ragazzi, proprio... Sì, e non ci sono cavoli. Il primo che mi dice questo argomento non mi piace, lo butto fuori. Lo butto fuori. Butto fuori e basta. Siccome me l'hanno già detto, ma porta questo. In realtà una persona sola me l'ha detta. Porta questo, porta quell'altro, prova a fare. Porto chi voglio. Allora, adesso vediamo un po' se funziona. Dovrebbero andare perché sono ban, esatto, bravo. Oh, vediamo se funziona. Perché se funziona, veramente mi metto. Ah, funziona. Basta. 92 minuti di applausi. Basta. Tutti i comandi, ragazzi, provateli. Ciao Alex. Provate i comandi subito. Vi autorizzo a provare. Provate quei maledetti icana. Vai, provate i codici. Funziona. Comandi no, cioè, i comandi sono nelle info, ragazzi. Già che ce la fai tu a mettermi il coso dei comandi? Perché non so come si fa. Però, io, sì, allora vi metto, fatti FBI. Tu? No, non si fa il tu, come mai? Non lo so. FBI. Va fatto, poi lo metto. La Madonna! FBI! Madonna. No, FBI non me l'ha fatto. FBI, oh bro! Sì, per i comandi penso sì, ho usato quello. Comunque, basta. Andiamo, sono troppo contento, basta. Allora, andiamo su Virtua Tennis. FBI, oh bro! Basta, basta, basta. C'è anche caldo, mi sta venendo tipo le vampate. Ah, oggi ho preso queste patatine blu, non so se le vedete, le patatine blu, che sono blu. Giusto per, siccome si cazzeggia. Guardate, sono blu. E vabbè. Buonissima. E sti cazzi, il sottanello. Giusto. Giusto. Opzione. Easy. Ora domani. Chi è sto qua? Sto qua io ci giocavo al bar. Master. Enquist. Norman. Moia. Sì, noi lo conosco. William. No, mi interessa le donne. Dov'è? Ah no, una mi interessa. Dov'è? Troppo di gnocca. No, ma non c'è la gnocca. Non hanno messo ad essere buona, vabbè. 3, mi sono dovuto temporare 5 mesi. FBI open. Patrick Rafael ci fa vedere, insomma. Comunque tutti, ci sono tutti qua i comandi. Il mio gioco di te, sì, esatto. Ah sì, questo qua c'è anche. Ne voglio mettere ancora, perché poi non ho mica finito io. No. Questo metto. Camille, ma perché non parto? Snake! Ah, non è che non parto, non capisco, però... Aspetta, c'è anche il nani, cioè... Questo qua l'ho preso in prestito, in realtà, da Geccone, Nani? No, ho chiuso Red Dream, di nuovo. Vabbè, poco male. Sì, praticamente non so perché te, Signor Wolf... Non capisco perché te, gli stai sulle... Non parte a te. Non so perché. Appartono a tutti, più o meno. Vabbè. Magari troppo assieme, magari. Vabbè, vabbè, dai. Stesso. Virtual Tennis 2! Nani? Perché una volta questa. Vabbè. Ok. Torna, per la centesima volta. World Tour? Cos'è World Tour? Proviamolo. Name, man. Non me frega niente. Ma non voglio man, voglio... Sì, voglio... Oh. Ma non voglio questa roba. Sì. FBI. Torna, man. Vai. Raffaele, tutto qui. Vai. Vediamo che figura di cacca che faccio. Yeah. Laughter to serve. Vai, vai. No, aspetta, vai. Mamma mia. No, si è bloccato. Cosa è successo?
Sì, è di un'altra. No, mi sembra crashato questo. Sì, anch'io penso che. Si è crashato di nuovo Red Dream, non so perché. Ce l'ha con me, ce l'ha. Non so perché. Non l'ho provato, Ho provato quelli della Play 1. Virtua Tennis, boh. Ma siamo poi ci spostiamo. Sì, sì, ragazzo, c'era anche oggi. Vabbè, tu forse non l'hai visto, Alex. Sì, abuserai di questi comandi, esattamente. Temo anch'io. La temo molto anch'io, ma... Ehi. Se non mi crasha, se mi crasha ancora, proviamo Virtua Strike. Prova a funzionare, l'avevo provato ieri. Magnus Hopper. Chi è? Norman, ma chi è Norman? Magnus Orban? Vai! Spettacolo! Mamma mia! Vai! Vai! Dito! Mamma mia, pazzesco! Guarda! Chi è? Maronna! 15 love! Vai! 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 Sei invincibile qua, ragazzi. Sparisci, troppo. Easy. No, mi si crasha. Allora mi si crasha proprio Red Dream. No, no, ora lo proviamo di nuovo. Mi si è crashato Red Dream. Sì, mi crash. Beh, è un emulatore abbastanza... Lo dico tanto instabile, per quello mi dà problemi. Però... Vedere? Vabbè. Ma mi si è proprio bruccato. A sto punto riproviamo. Forse è il gioco, sai, perché può anche essere il gioco, eh. Infatti. Può essere il gioco. Ieri l'ho provato. Ho provato Red Dream però con Virtua Strike. Sì. Con Virtua Strike non dava problemi. Con Virtua Strike non dava grossi problemi. No. Ma non lo voglio, me ne frega niente. Ma non lo voglio anche. Sì, esatto. Sì, già. Esatto. Ma c'ho anche quello della Play dopo, Proviamo quello dopo. Poi faccio un po' di giri di. Perché ho un paio di giochi che avevo. Ce l'aveva mio cugino il dischetto. Uno era questo qua che andavo nel bar a giocare. E l'altro è il seguito di Rival School. E un altro paio di giochi. Okay. Ovviamente opzioni, ce lo mettiamo facile perché siamo scarsi. Game configuration. Cazzo c'è scritto, ok. Virtual Tank English, French, German, Spanish, Japanese. La lingua Japanese. Game configuration. Cioè Japanese for men. Options. Internet Baba Arcade. 2 minuti. Ok. Ci sfondiamo tutti. Allora cosa scelgo, ragazzi, di squadra? Vai, facciamo tipo sondaggio. Ora cosa fare? Giappone. Io orienterei su... No, su Italia. Ho sbagliato. Andiamo su Giappone. Giappone te? Italy. Vabbè, ci abbiamo preso l'Italia, sbagliato. Italia Colombia. Vai. Mamma. Guarda che roba. Guarda che roba. Contro la. Tanto contro la Colombia, Vai. Colombia pazzesca. No, questo è coso, è nel dramma, quello di pazzesco. No, esci. No. E arriva il gol della Colombia. Ma che schifo, ma che gol da coglione. Non male avevo messo fallo. Ma perché mi segna sempre fallo? Questo gol è un po'... però ragazzi, se non andiamo avanti qua non la vedo bene, eh. Corri, vanno a prendere.
Abbiamo niente, il turno della Colombia ci butta fuori. Ma davvero? Guarda, guarda il portiere come esce. In modo un po' scriteriato, guarda, guarda, guarda però. No, questi ci giocano pesante, da parte sono colombiani. Quello è vero il dramma lì, che cavolo è, quello di, non so se lo ricordate, di Colombia, della Colombia del 90. Bel gioco, molto attivo, sì sì. Questo era nelle sale giochi, tra l'altro. Non possiamo fare delle azioni qua ovviamente. Non si dica, c'è ancora una roba sull'archese, sì. Vero, vero. Tanto ieri l'ho provato a vedere se funzionava, ma sono arrivato in semifinale con col Giappone. Quindi ero riuscito a fare un bel lavoro, sicuramente. No, eccolo, dai! L'Italia è eliminata da colo. Cos'è? Altro, però siamo fischi qua. Finisce, vince la Colombia. Ci hanno buttato fuori. First match. Ancora, rifacciamo con la Colombia. Ma dai, ma ancora! Vai, Italia Colombia! Va bene, dai, ci riproviamo! Tra l'altro prima abbiamo subito un po' di vanità da pirla! Dai, esco il giro, no, dai! Oh! Ma quindi è fortissimo questo gioco, buttavo... Sì, io ai tempi non me la cavavo mai, Però, sai, sono passati... avrò avuto 10 anni quando giocavo, nei bar... il quartiere, quando i bar avevano dei giochi decenti, non è solo slot machine. Intanto guarda la Colombia, scusami, ma che è? Ma c'è anche l'International Cup che può essere interessante, però. Oh, però se siamo noi che siamo gli scorditi, non so come. Arbitro, non t'azzardare a fischiare qua. Attenzione, no no, ma erano giochi sicuramente giocati. E anche giocare gli arcade. Dipende o qual è. Questo non era male per niente. Questo è il virtual tennis. Vedete che allora è il gioco che crashava? Perché purtroppo delle volte le andiamo fuori, vabbè. No. Troppo in là. Oh, ma questo è un po' come un presidente, a meno il parino, che poi c'è la giocata di lui. Attenzione. Dai, tira! Oh, uno a gol! Dove cavolo si fa? La. Adesso è un altro. Basta, fermatelo. No! Ok! Ma proprio con tanta cultura. Dai, su! Interagisci con il tuo compagno, non stare lì. Stiamo parlando della vita stagione, no? Se il direttore si guardava. Sì, sì, io mi ricordo che. Guardai, ho provato di modo di gioco. Sì, esatto. Ma io, guarda, io andavo con pochi giocatori che tanto più di tanto non giocavo. Anche questa ce la siamo persa. Anche questa ce la siamo persa in maniera totalmente diversa. Vabbè, facciamo. Andiamo a prendere il calcio in campo. No, io onestamente non me la cavavo male. Però erano altri teams, una volta ero abituato, adesso è un'altra cosa. Ok, vediamo un attimo. Facciamo l'International Cup. Facciamo quella. Vai. Game, ok. International. Però cos'è che cambiava? Ah, ecco, posso giocare International Cup. Marocco, Nigeria, Tunisia. Ah, qua ci sono addirittura divise, gruppo A, Italia, Romania, Spagna, Jugoslavia. Ok. Io
là a sto punto prima di Giappone. Posso. Pronto? Sì. Ah, siamo nei gruppi. Tunisia, Norvegia e Francia. Challenger. Questo poi si cambia. Vediamo come ce la cambiamo in questo girone infernale, questo torneone. Io sono del 79, ho visto sia le loro incamminati che ho visto anche le loro tutte le cose belle finiscono, ragazzi, quindi tutte le cose belle finiscono, ricordatevi. No, addirittura ammonito, ormai è. Vai, 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 vai. Non è che sono sicuro che il... no. Non è che il Giappone qua brilla. Qua era tipo del 98, quindi credo che questo fosse il Giappone del 98. Poi ogni tanto chiaramente non è, non sono in FIFA questi, hanno dei problemi chiaramente di... hanno dei problemi come tanti, però questo è un giapponese qua. Questo non so se è quello originale, non so se è quello che ti esce il Sega Team poi, che è la squadra diciamo conclusiva. Adesso qua c'era anche qua che c'era anche per credo per Nintendo, per Nintendo credo anche. Qua siamo abbastanza penosi, però tutto guadagnato con la Francia, no? Non è che siamo qui a pettinare bambola, però oh. Oh cavolo, peccato. Vabbè dai, 16 secondi. Sì. C'erano anni che li vedevo comunque allenati, non ho visto anche nel sacristio. Ben espulso, non credo che esistessero. Però no, e veramente in quel periodo erano ovunque. Io mi ricordo anche nella trattoria dove andavo con i miei, c'erano appunto questi cabinati. Finisce il primo tempo. Half time. First time start. Forse ho due tempi. Anche il secondo tempo chiaramente non è scuso. Questo è, questo è forse un po' meno arcade, nel senso che ci sono, però ci sono le Benji, no credo di no, credo c'è per la PS1 il gioco, però oltre a quello per la PS4 quando qua c'è la Nakata, però alla riconosce una carta di questi, c'era prima quello della Colombia, però non c'era. Yeah, io bro, sì, esatto. E ci sono anche dei comandi, cioè quando ho fatto tipo Lost eccetera, ce ne sono diversi da quello di rispetto a oggi, quindi... Oh! Ok, quindi se li volete provare, anche quelli potete provare, vedete se funziona, quindi se qualcuno mi fa un host o qualcosa del genere, vediamo se... Vediamo se dovrebbe uscire, perché io ho impostato anche quello, però... Uscito? Era? Lost? Ok, grande, è uscito, ecco appunto, grazie. Beh, e così potete vedere anche quando fanno gli host, eccetera. Ah, era tipo io, grazie. No, ricordo un paro che deve uscire la cassa nella stagione della Sardestia, mi sono proprio genio. Ovviamente ci sarà anche un portale del canale di faccia FBI. Oh. Ah, quando fai FBI, ok. Quando lo faccio io no. È più facile così io ora lo faccio io. Non credo che. Poi dopo un po' mi sembra che ci vuole un po' di tempo. Cioè alla fine, ma mi sa che devi aspettare un pochino prima di poter fare. Devo mettere il comando invece del canale.
Time up. Finito. Abbiamo perso col, però vabbè. Abbiamo giocato abbastanza, dai, abbastanza. Abbastanza bene. Questi cazzi. Ogni tanto gli direi non prenderli. Dipende. Ogni tanto li prendo, ogni tanto no, dipende. Il gioco dei forse già per 23 per dire, può darsi. Quando è il video? Non so, perché ogni tanto non so, so che funziona i comandi. Già iniziamo, è più facile. Free kick. Più facile detto che sia io che faccio gli altri, non contrario. Ciao Gerussia, come va? Tacci tu, vabbè. Oh, ma lo fermiamo. Bene, bene. Rifermiamo questa situazione. Questo qua è Virtua Strike, che era per Dreamcast e per cabinati, quindi quando io ero piccolo ci giocavo sempre nel bar e per Dreamcast. Qualcuno è un inferno, intanto un concerto. Davvero. Oh, mio, non ho neanche tempo. Oh, ma questi guarda che sono forti questi punti. E anzi il gioco se non li faccio magari di cross a loro. Tra l'altro bello questo. Non mi ricordo gli altri cos'erano gli altri tasti, poi il triangolo. Devo cambiare a simple. Non la sparo così. Il triangolo è inutile. Vai vai! No, ma perché? Non riesco a fare un passaggio dritto, perché questi sono i veri giochi di calcio che non volta. Non era fan, non è come si fa adesso che fai lo splendido, fai il numerino. Qua era tiro passaggio, non devi fare. Non c'era il numerino. Poi insieme a questi erano anche quelli per PS1 che sono dopo, molto stile arcade. Però l'abbiamo perso dalla Francia. Vedi, poi dopo cambio. Detto, dopo ci abbiamo. Proviamo un Marvel verso il capo. Vediamo se funziona. Ok, finito. Primo tempo 0-0. Tristissimo, tra l'altro. Molto triste. Molto triste, molto soft. Molto triste e soft. Partiamo con questi nordici del Benga che ci illustrano come ci sta il video. Tanto il gol è lì nell'aria. Purtroppo oggi non si può sempre fare. Che tra l'altro ho visto che in alcuni giochi di Steam riesco a far funzionare il mio controllo. In Epic Games non vanno, quindi boh, non lo so. Proverò con un'altra cosa. Compro quello del Xbox, adesso vediamo. Io vorrei giocare non dalla tastiera, ma dalla tastiera non si può fare. Dov'è il mio giocatore? Andiamo a fare... Oh! Dai, 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 dai! No, perché non vanno... Ma no, indietro! Quindi c'è... Ma sono addormentati! 55... Non ci vanno addosso! Andateci addosso! Addosso, ho detto! Ok, dai, va bene lo stesso. Prima con la Francia potevamo pareggiare, poi abbiamo perso all'ultimo. Throw in. Oh, ma lo fermate? Tutta la via, bravo, bravo. Però io non so, ci stanno un po' di tempo a... Sembra un po' lentino il comando del passaggio, forse è una cosa... No, a lui è l'avversario. Mi chiamano proprio stupidi. Stupidi. Grazie del beat. È uscito il comando? Sì, penso che sì. Grazie. Grazie del beat. Non è uscito niente, come non è uscito? Il comando l'ha fatto apposta. Draw.
capisco perché è uscito solo quello, ma... Sì, ok, è uscito fuori il beat, va bene. Poi dopo comunque lo rivedo, aspettate. Anzi, non lo vedo già adesso. Come mai non me l'ha... Non me l'ha fatto quello che volevo io. No, comunque va bene. Abbastanza bene è andata. Peccato che non... Però... Ci sta. Quanto ti giochiamo adesso? Tanto c'è già buttato fuori. La Tunisia. Paura. Versus Tunisia. Kick-off. Ah, sì, dimmi Alex. Vai, dimmi. Vedete che qua c'è Dimmi, no? Proprio alla grande, si elimina alla grande. Oh, ma non si può fare questa cosa qui. Guarda il video, guarda quali video, scusa. Ah, no, ma no, vabbè, ma postali pure. C'è i video generali, dice. Ma li puoi neanche vedere in chat. Dipende che video sono. Adesso tanto metto. Vediamo, ma intanto non ci vado mai sul disco. Non ci vado mai sul disco. Ah sì, puoi anche mandarmeli lì, va bene, non c'è problema. Magari li guardo prima, non si sa mai. Ma se non sia proprio da spazio duro, visto che poi non metto per lunghe. Ah sì, ok, non mi ricordo, sì, allora buttameli su Discord. Sì, va bene. Mi ha dimenticato che te l'ho detto. Che... No. Sì, va bene, buttameli lì, tranquillo. Che cazzo fa? Lo butti fuori. Con la Tunisia, sono anche tranquillamente proprio volevo. Half time. Dai, se perdiamo con questi ragazzi, non mi dissocio da me stesso. Vorrei fare la leggera, perché non hai detto il gioco lo faccia salire. Perché? Ah, vabbè, quando faccio salire, no. Perché scusa non dovrei fare salire? Oh, ma è lo più bello, no. Ma non è vero, mi fa. Ma stasera mi controllo anche un po' di audio da mettere, la musica per l'area all'inizio. Va nella pelle non si quasi. Oh, ma non è possibile. Ha tutti i gialli. Forse sì, è fuori, il Giappone era meglio bianco, ma sì, era bello, sì, ma forse anche adesso ce l'hanno, non lo so, non si bada, sì, esce, vuol dire sì, tanto carina questa cosa, era la divisa del 98, quindi qua siamo in premondiali o mondiale o premondiale, non ci siamo per. Ooh.
La tirano veramente male, è grandissimo. In Giappone che va bene. Allora siamo eliminati però, perché comunque in ogni caso. Tanto vedo perché non me l'ha preso. Ma sì che me l'ha preso. Perché il beat. No, il beat, scusa, non me l'ha preso, brutto mi fa. Allora, scusami, rifacciamo un attimo. Gli alert li metto subito. Allora, copia. Più che altro mi scoccio perché avevo messo un altro coso. Tipo per i beat avevo messo un'altra cosa. Però si sa che, come al solito. Ah, ok, lo mettiamo al centro. Va bene, ok. Sì, sono arrivato. Non lo sapevo. Comunque, direi che ci hanno cacciato via dal torneo. Possiamo. Vediamo, magari ce l'abbiamo fatta, però non credo. Group results. Infatti, Tunisia e Francia. Ma vada avangulo. Allora, cambiamo disco. Allora, andiamo su. No, un po' di Virtua Strike. Virtua Tennis, proviamo. Boh, vediamo se funziona ora. O si crash, perché il gioco è crash, eh. È il gioco che crasha, mi sa. Ci provo, però vediamo. Virtua Tennis. Questo è un altro? Questo è un altro, questo mi sa che è il primo. Che ne so io. Allora, vediamo un po'. Francese. Ok. Ah, questo proprio è questo qua, Filippo Ovis. Questo che sia. Ah, Carlos Moglia, ma io lo conosco. Vediamo se si crasha. Filippo Sissi, turn. Oh, yeah, attenzione. E dai. Chi è? Ah, mi mordi, è bravo. Tanto buonasera. C'è una musica bella questo. Potenza incredibile. Ma ha fatto una schiacciata sto strumento. Opla. No. Guarda, fai questo. Basta. Ma basta. Yeah. 30 love. Mi dispiace, sono ancora il più forte. Mi dispiace. Attenzione, è proprio di ignoranza proprio. No, sono iniziativa. Ah, bravo. Ah no, aspetta, ah, questo qua è per cambiare il. Potenza pazzesca. Opla. Allora, ma questo. Posso però, eh? Però. Un po' di effettivo. Però dai, qua è livello facile. First game. Non c'è, non c'è. Devo battere lui. Guarda che potenza. Opla. Last 15. Ok, 0-15. 15-0, perché sia buono. Vai. Last 30. Bella anche la musica di sottofondo. Mi piace. Last 40. Cosa è successo? Si è capottato. Opla, guarda il proprio di potenza dall'altra game parte. Set and match. Ti riposo. Ho vinto. Due, ho vinto un po' di bei soldi. Secondo round. Koheman. Chi è? Ossia vedi, ti riposo. Tanto su un terreno, mi sa che lì. Il terreno, cos'è una. Cos'è? Com'è che si pronuncia di terra battuta? Com'è la storia? Opla! Che ne so, sì. Attenzione qua, andato giù, grazie Alex. Poi dopo lo guardo, non si sta live.
perché se sono videogiochi non conviene neanche parlarne lì, ne parlo qua su questo canale, faccio delle live sui giochi, dedicati ai giochi e basta. Lì faccio altro, sul canale di oggi ci faccio altre cose, che tra l'altro mi piacciono di più. Ok, 0-40, 40-0, potenza al massimo. Opla! Je finis fusti! Premier jeu! Cambio di tutto! Potevi spendere! Dai! 0-15! Non si sente ciò che dici! Che senso che si sente? E basta. E basta? E basta la voce? Scusami, eh! 0-15! Basta, lo sai dire? È al massimo adesso? Quando passa... non lo so, faccio un po' di roba, poi... vediamo, faccio un po' di coso e... aspetta un po'. Non lo so più tardi, ma non è che valga tanto, eh. Il gioco è troppo alto. Ok, allora, audio del desktop... facciamo così. Ok. Ok, adesso? Adesso com'è? Egalité. Egalité. Ora boh, dovrebbe essere un po' più basso. Tanto tristemente si sta avvolgendo alla fine. Guarda questo. Adesso com'è Alex? Meglio, ok. Ok, se volete lo abbassiamo ancora un po', eh. Ma abbiamo vinto, da zero. Vai. Guarda questo, con l'illusione di poter vincere. Opla. Opla. Ovviamente poi faccio delle cose anche sul canale YouTube, eh. Tipo faccio altre cose. Quindi farò, oltre che ricaricare live, sparo qualche video. Vai? Oh. Ah, però. 0-15. Opla. Vai. Vai. 40-0. Oh, abbiamo vinto un'altra, ma che strano. Ok, vai. Johansson, ma chi? Scarlett Johansson? Cioè Scarlett Johansson? No, è uno che si chiama Johansson, a caso, che l'hanno preso probabilmente dalla strada. Vediamo se questo riesce a farmi qualche punto. È uno. No, direi da come sta giocando direi di no. Fantastico, proprio quello che volevo. 30-0. Invincible. Dai. Oh. Guarda come fa fatica a raggiungere il punteggio. Vediamo. Vai. Vai. Bravo. Guarda. Resiste sto qua, ragazzi. Sta resistendo. Tanta roba. E basta. Hai rotto. Basta, oh! Vai! Questo comunque funziona, ma non dovrebbe essere il Virtua Fighter che abbiamo provato prima. Questo dovrebbe essere quello prima. Però è abbastanza simpatico anche questo, eh.
Poi, oddio, io non è che sono un fan del tennis, anzi, me ne guardo bene dall'iniziale. Perché non si sa mai che. Vai. Vai. Dai, Ok. Dai, 40-0, ma basta. Ma ritirati, mi fai angoscia. Porca, quanti soldi sto guadagnando? 2 milioni e 700? Sì, sì, ma magari. Magari. La finale. Vai, la finale. Mi aspetto una finale bella combattuta. Da due grandi professionisti. Uno si chiama S, che dovrebbe essere. Questo qua forse l'avevo già sentito. Ma c'era anche un giocatore che giocava in Austria, che si chiama S. Chi era? Grande. Attenzione, perché qua sta resistendo, eh? Attenzione, guarda. Siamo fino a domani qua, siamo fino a Natale qua. È arrivato. Che qua ne pensi che il crotone è ultimo? La squadra che non mi sorprende del fatto che è ultima. Ti dico la verità. Non mi sorprende, anzi io ci vedevo anche la Spezia. Può darsi, ma se lo faccio non lo faccio con troppo impegno, lo faccio proprio con ignoranza, quindi squadre ignoranti, eccetera, quindi... No! No! Ma che cavolo! Se lo porto, lo porto con quel modo lì di fare, cioè sicuramente non mi faccio i rasponi su FM, ma ci mancherebbe, cioè voglio la stanza, ma non lo so, può darsi, adesso vediamo. Intanto 40-15 e la finale forse la riusciamo almeno il cambio di campo lo riusciamo. Voglio la stanza, bellissimo. Cambio campo, opla. Ehi, attenzione. Europa si cinge di te. Anche, con quello non fai neanche mercato, perché sono assolutamente scarsi. A Malta, Malta no, dai. No, ma è stupido. Dai, ma perché? Qual è il suo problema? Ma qual è il problema di questo qui? Oh, vai, basta. Oh. Vai, oh. Ma guarda te che... Cioè, sta andando il filo da torcere, non l'avrei mai detto. Bravo, però in gamba sto qui. Epla! E basta. Oh, vinto. Oh, abbiamo vinto il torneone. Quanti soldi abbiamo fatto? Siamo a 2.900.000 dollari. Mille. Abbiamo vinto, ci danno la coppa del nonno. Vediamo un po' cosa c'è ancora di giochi. Abbiamo Street Fighter, questo e il Capcom. Gli altri due li proverò un'altra volta, perché dopo faccio una cosa con la Play e poi facciamo un po' di chiacchiere. Ma le chiacchiere sarà, vedremo due tre video. Ovviamente mettiamo tutto facile, giusto per. Nessuna play? La PS1 proviamo. Facciamo rimonta la PS1. Wolverine. Ryu e Wolverine. Giocone storico, questo qua è un giocone storico. Tanta... Oddio, c'è Morrigan! War Machine Morrigan! Let's go, Pop! Ui! No! Ma che è? Attenzione qua, eh! La mossa, una delle mosse principali di Wolverine. Mamma. Una delle mie preferite in assoluto.
Ryu, eccolo qua. Oh, grande Ryu. Morrigan ha il cuore. Tanta roba Morrigan. Vai che ci siamo, eh? War Machine entra, ma non è che risolve molto. Qua Wolverine ci sta. Ce le dà le botte War Machine. È tipo Iron Man questa, aveva le mosse tipo Iron Man. Sconfitti? No. Entra Morrigan. Ok, il Tatsumaki Senkyoku. Appunto, Senkyaku, anzi. Ryu. Tatsumaki Senkyaku, attenzione. Buonasera Anne, buonasera a te. Venom e... Cazzo è l'altro? Silver Samurai, chi è questo? Let's go Pop. Water is scatenato, ragazzi. Tieni, che ciclope. Mi sento poco, è troppo il gioco. Ma ditemelo queste cose. Io sono al massimo, però il gioco lo possiamo abbassare un po'. Io sono come audio, sono al massimo. Cioè, forse perché parlo un po' basso, forse. Può essere anche quello, Può essere. Comunque no, vabbè, a parte... peccato. Venom che ci picchia. Ok. Mi sembra un po' alto il gioco, ancora? Ancora alto? Ancora un po' altino, ancora? Ditemi, Chandler, mi sembra un po' alto. Forse ora va me. Spero che vada meglio adesso. Adesso? Adesso come va ora? No. Cazzo, meglio. Ok. Che poi questo mettevano i livelli facili nei giochi, ma poi non era facile per niente, perché poi alla fine non era facile per una mazza, no? Non era facile, cioè loro ti dicevano facile, ma poi il livello facile non c'era. Ah no, era Ciclope quello, scusa. Vai, oh, perfetto. Bastardo, ma almeno me era forte, non era male. Allora, abbiamo deciso che aveva protezione. No, ho detto vediamo, ho detto vediamo. Se lo porto lo faccio ignoranza, bro. Minchia, almeno me è incibile. Certo, bella idea, sì, la mettiamo un po' a ignoranza totale, certo. Sì, Venom la vedo male, però. Attenzione, qua è al cardiopalla. Niente, hanno vinto loro. Venom, vabbè. Ma è andata al diavolo. Riproviamo? Gambit è stato il cazzo. Capitan America con bene, non ti sento bene, non so che non lo so Ande come mai, non lo so io, non so più di questo, non so, provo a abbassare il livello proprio del gioco. Aspetta, scusa, abbassare il livello proprio del gioco. Aspetta, come si fa qua indietro? Aspettate, come si fa a uscire? Aspetta, exit. Facciamo così, andiamo a vedere sull'audio. Dove cacchio è? Audio, sound test. Ora sì, è ora perché l'ho tolto, grazie a cazzo. Monural, sound test. Come si fa? Game speed. FBI, sì, giusto, esattamente. Facciamo off, forse.
Oh, off. Ok, adesso non... ho tolto l'audio, quindi... Wolverine Capitano America, cioè... Comandi. Non c'è comandi. Ci sono nelle info, Andre. Perché se è un... di botto? Ma è il gioco? Cosa è successo? È impazzito... Scusami, eh. Ci sono nelle info. Questo è il 2. Nani, nani. Ma che strano, sta cosa dell'audio poi non lo so. Non so come mai, non tanto. Allora. Signor Wolf, sì. Ho sentito che avete messo. Questo. È uno stereo. Name time. Cioè è facile, ma hanno picchiato. Display. Ho sentito quella del signor Wolf. Adesso è basso adesso. Questo qua ora è basso, quindi non ci dovrebbero essere problemi, no? Almeno spero e credo che non ci siano problemi. FBI, ma troppe volte credo che non te lo fa fare, eh? Allora, Dr. Doom, Wolverine. E cazzo è sta gente, oddio. O Rogue. Non te lo fa fare questa cosa. Puoi giocare nella sezione senza altri. Sì, lo so. Sì, sì. Doom. Si può fare, Andrea. Ho imparato anch'io a farlo. Doom. Il dottor Doom, sì? Certo. No, metto un... avvicino un po' il microfono. Deve essere proprio di microfono, ma. Dottor Doom. Cavolo, Sakura già mi inizia a picchiare. Attenzione. Oh, vai. Ah, questo mi permette di girare. Rogue. Quale cazzo è il... Mezzanfig, vabbè, ora perché i tasti non li so, chiaramente. Ah, ok. Ok, ma stai zitta. No, ha preso questo qua. Ok, basta col Sakura del cacchio. Oh, basta. Basta, disgraziato, vai via. Ora riusciremo a togliere questi qua. E uno. Vediamo un po' Sakura. Sakura è un bel problema, eh. Cosa è successo? Ma chi è questo? È un cactus? Grande Wolverine, dai che ci siamo. Oh. Il Tatsumaki Senkyoku. La Dokken. No dai, su Sakura inutile. Maledetta. Oh. Quando cacchio... Oh... E basta, cavolo di Sakura, oh... Ragazzi, ma che è? Che è questo? Un cactus? Cosa dovrebbe essere? È un figliolino! Oh... Oh... Che cos'è? Mi sta picchiando un cactus! Ma per cortesia... Ho vinto io, basta. Ho vinto io, cioè. È inutile che me la mini.
Vuol dire Rocky e Dottor Doom. Sicuramente, guarda. Funziona così proprio. Ciclope, Captain America e sta rimbambito. Ok. Ok, primo attacco, bene. Ok. Ah, oh, è solito Capitan America, inutile. Oh. Tanto con quella mossa che praticamente ti permetteva di tirare lo scudo. Che lui lo tira lo scudo, sto disgraziato, sì, vabbè. Ciclope con Capitan America. Allora siamo proprio messi bene, allora. Perché entra sempre... Ma basta, ma sparisci. Quel cazzo di laser. Basta, Ciclope. Veramente mi stai iniziando a urtare il sistema nervoso, eh? Basta. Vai via. Tanto era il livello facile questo. Cioè, quindi ai tempi anche un livello facile ti dava problemi. Non è come adesso che invece non li dà. Adesso se ti metti facile è cazzata, cioè almeno qualche quei giochi proprio particolare. Oh, ehi! Grande Wolverine, mamma mia Wolverine! Che personaggio, fortissimo questo qua. Basta tu, da vuoi! E poi lui può anche perdere lo scudo. Vai. Ah, e qua non la vedo bene, eh. La vedo male però. Ah, ma com'è quella di Resident Evil? Cos'è quello Nemesis? Ma è Jill di Resident Evil. Cioè, Resident Evil è vero, perché ai tempi, essendo della Capcom, giustamente mettevano anche Jill. Attenzione, Rogue che ci dà dentro. Grande, mi ero dimenticato che avevamo anche Rogue, però. Attenzione, opla. Mamma mia, Rogue, non pensavo fosse così forte. Vince Rogue, vinciamo anche noi, però. Jill di cola. Ok. Ah sì, giusto, bravo. Bravo Alex. E quello. Cos'era? È quello. Ah no, è il mio. No, giusto, giusto. Grazie per lo spam. Vabbè, direi che possiamo andare a quello della Play per poi andarci a chiacchierare sui giochi. Allora. Andiamo su questo della Play, eh. Sulla Play. Facciamo. Cosa facciamo sulla Play? Adesso guardiamo sulla Play 1. Ta 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 ta, sto scegliendo, eh. Perché ce l'avevo qua. Cos'è sta roba? FIFA, facciamo un po' di FIFA. No, le calcio abbiamo già fatto, dai. Cov Marvel ho già fatto. Allora, di questi qua. Facciamo a caso, eh. Scegliamo a casaccio. Facciamo un po' di FIFA 2002, dai, tanto. Ah no, aspettate, io c'ho dove andare a pescare. Aspetta un po'. C'ho io. Ok, un attimo. Ta-da. 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 Basta, ho scelto. Giusto, bravo Alex. Fatto bene a ricordarlo. Gruppo Telegram, appunto, di tuo, quello che è. Ok, lo dico prima di gliel'ho detto io di postarlo, eh.
facciamo un po' di questo. Ok. Naughty Dog. Sì, questo è il Crash. Figata, Crash. E che c'è? Questo è il 2. C'è il 2, sì. Facciamo un paio di livelli giusto per, dai. Benvenuto un cazzo. Sì. Vabbè, non mi interessa quello che dice. Opzioni. Stavolta andiamo a vedere l'audio. Centrale. Not musica. Volume della musica lo abbassiamo. Effetti li abbassiamo un pochino. Andiamo a 69 la musica. 70. Poi al massimo lo abbassiamo, dai. Riprendi. Vai, Turtle Wars. Facciamo questi qua, dai. Ci facciamo questi, un po' di livelli. Poi ci facciamo una mezz'oretta di chiacchierata. Questo livello top, eh. Ok. Ok, vai, vai. Oh, adesso spero che l'audio vada bene. Magari poi la prossima volta mi metto le cuffie. Baldanza, sì. Esattamente, sì. E per tutta la tua baldanza, sì. Esattamente. Sì, la metto. Semmai mi metto le cuffie poi prossimamente. Che forse con le cuffie è meglio, forse. Vai. Oh, sapevo che era il livello bonus. Vai, livello bonus. Alcuni livelli bonus sono veramente rompipalle. Vai, oh, buonasera. Chi è? Ovviamente io proprio a fare tipo. Oh, ecco, minchia, meno male. Mi sono ricordato. Crash 4 qua. No, non è Crash 4. Crash 2. Crash 4 non credo che lo prenderò a tempi brevi. Questo è il 2. Che tra l'altro. Aspetta. Cosa devo fare qua? Eccolo lì. Olè. Bei idea. Bei tempi, sì, ragazzi. Questi erano i giochi. Questi erano i bei giochi. Qui era tanta roba, questi. Vita, è una vita. Opla. Oh, ho fatto una cazzata quello. La PS è uscita grazie al gioco dell'esorcista. Mamma mia. L'esorcista. Su Epic? Vabbè. Paura ora a vederlo, che cazzo di gioco. 19. Ah, il 19 esce. Capisco. No. Vabbè. Non ricordo più. Ma sparisce. Opla. Ok. No, ma è. Non lo sapevo che fosse uscito il gioco dell'esorcista, ragazzi.
Vai. A me hanno fregato il Lucci Valle, io sono andato a 1 euro e mi hanno detto che c'è 17, tu dici 10. Ah sì? Mi sa allora ti hanno fregato davvero. Sai che ti hanno fregato allora. Vabbè, quello ci gioca, beh. Jacob si è preso l'Amazon quella vedere cosa cavolo hanno detto. Ma sai. Ah, questo è quello che è. Questo va a livello bonus. Di nuovo. Magari un giorno lo riporto Crash. Così vado a bestemmiare su Crash. Ok. Quanto di tra io ho una difficoltà assurda, me l'hanno detto, me l'hanno detto Andre. Me l'hanno detto in maniera abbastanza brutale. Ah ok, qua ci sono le cose. Ok. Vai. Ma io non prendo Crash, stai tenendo sul livello. Ma no, ma l'ho un po' visto effettivamente su Crash. Non... Grazie di bit. È uscito? Sì. Ragazzi, è uscito? Non lo so. Ditemi. Non so, io non posso vederlo. Se non è uscito poi me lo imposterò poi. Non si può non prendere, almeno prendo i vecchi. Adesso ho capito. Se è la storia ci devo andare a bestemmiare per salire qua. Just chat, sono quasi di 9. Beh, non preoccupare adesso. Adesso con calma. Ah, non è che ci stiamo una vita, No, mezz'oretta, adesso tanto è solo per far vedere come funziona quello della play. Ma mi sembra che vada bene, più che altro mi dovete dire se andava bene il cosa, come si chiama? Se è andata bene l'alert. Perché ho visto che non è partito Alex l'alert. Come mai? Va bene, allora, intanto vado a vedere se riesco a mettere il telefono in carico perché ormai sta morendo. Allora, quello quindi. Chiudiamo un attimo quello del. Ok. Sì, vabbè. Prossima volta. Prossima volta Cortex. Adesso facciamo gli chatting e teoricamente mettiamo il telefono a caricare, se no muore. Mi muore il telefono ed è un problema. Andiamo su Discord dove Alex mi ha mandato dei video. Perché non mi va con il telefono? Guarda. Ciao Revit, che cambia? Sì, col computer nuovo sì. Hai visto? Si è perso un po' anche oggi, quella che ho fatto oggi. Ok. Ok, che cambio? Hai ricevuto i video? Un attimo. Devo entrare. Discord. No, Discord, ma non è così. Aspetta. Visto che cambio tattico, Sto andando, Dopo guardo ancora i comandi, metto un po' di roba, modifico quel poco che c'è da modificare, apriamo Discord. Ok, dove è Alex? Ok, eccolo qua, sì, ho ricevuto. Allora, ma sta roba però non è che prima accensione della Play, va bene, cioè, per carità, tutto va bene, però... Allora, devo fare cattura finale. Ma non mi rompere le palle questo League of Legends. Fa schifo il gioco. Basta.
Quanto? 12 minuti. Vabbè, ma voleva vedere la PS5, ma si accende, vabbè. No, perché non va? Non va, perché? Perché non va? Scusate, devo ancora... Non si vede, sì, appunto, appunto, infatti. Devo cattura finestra. Perché non me lo dà? Aspetta. Hai green screen e male luce. Sì, no, è un po' un problema di luce, sì, non... Lo spazio è quello che è qui e quindi faccio, ho fatto un po' di fatica a mettere la luce. Diciamo che il massimo potrebbe essere questo. No, 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 non c'è nulla di Twitch Chrome, no. Perché non me lo piglia YouTube? Ah, perché è qua, giusto, giusto. Devo ancora farci un po' l'abitudine. Non ho mai fissi, purtroppo, non ho mai avuto fissi, quindi, ok. Dovrebbe essere a posto. Vai, vediamoci sto tuo ebete, va. Ti ho ancora un po' mal illuminata. Ok. Ditemi se sente l'audio. Ma chi è che carica i video in 240? Ah, ok, no, sono io che... Ok, sono io. 720. Ma lo so, me l'ha malato Alex della PS5, me ne frega un cazzo della PS5. Sì, ho mal illuminato perché ho un po' di... Ho un po' di problemi a mettere bene l'illuminazione, ma perché lo spazio è poco. Quindi devo un attimo. Ah sì, perché c'è cattura schermo. Giusto. Ma perché no? Cattura finestra, perché? Ah sì, scusate, perché. Ecco qua. Adesso va bene. No, no. Andava bene. Ora 4. No, adesso 1. Alex, ti odio, ora devo andare via. Esercito di Wolf, non voglio vedere nulla sulla PS5. Ma in realtà a me non me ne frega proprio un cazzo. Ma no, è solo per accendere, sì, ma... Vabbè, ho capito, metti un gioco. Sai che roba. Vabbè. Vai al menu. Software, sistema, sì, ma... Fa cose che fa anche la PS4, ma che cazzo me ne frega? Esatto. Ma a me non frega niente questa roba. Dai, da cosa fa sto qua? Il tasto. Beh, fa le stesse cose da 4. Ok, sì, vabbè, ti accedi. Social, solo concentrato, cioè. Ah, non. No, ma tanto io ora praticamente l'ho guardato. Cosa c'è da guardare sta roba? Ma... Dai, vabbè, lascia perdere, se non voglio che. Già sta, cos'è questo? Mettiamo il secondo, ma tanto me ne frega un cazzo, me la PS5. Cos'è sta roba? Oh, ha messo la pubblicità questo qui dove non deve, vabbè, andiamo. Andiamo a vedere il prossimo video. L'accessione. Ma infatti è uguale alla 4, vediamoci questo. Ma chi è questo? Robot? Robot? Beh, però bello, eh. PS5 buono. Cosa c'è? Un robot che va a pescare nella spazzatura. Scarpino, cosa? Ti viene la vita. Ma cos'è Scarpino? Perché di Genova è un gatto, dei robot barboni, ma cos'è? Dei robot barboni. C'è ancora Jack, se mi puoi modificare il titolo e la categoria. Che solo devo fare io. Se ci sei ancora. Niente, un mondo di robot, cos'è? Guarda, io esigo vedere le tue reazioni al contenuto che ci sono con le... Sull'altro canale, non su questo. Questo è solo quello che riguarda i videogiochi. Sull'altro faremo una puntata, purtroppo. Poi oggi ho fatto un po' di... Ho visto due video sul collegio. Ah, carino come grafica questo. Questo è per... Esatto, questo è per i videogiochi. Bravo Alex, questo è solo per i videogiochi. Però, cavolo, ho fatto bene sto gioco. Ma cosa si tratta? Vedo dei robot. Un gatto, che cazzo? Ok.
Boh, vabbè. Mi fido, un bel gioco, però. Psicologia e videogiochi, oddio, cos'è? Io ho paura a mettere sta roba. Questa roba è mandata. Ciao ragazzi, io sono Falconero, con un nuovo primo contatto molto insolito, perché è dedicato a un prodotto attualmente in Kickstarter, tant'è che trovate il link in descrizione, un progetto tutto italiano, realizzato da una sola persona, questo però una mi sviluppatrice italiana di nome Fortuna Imperatore, che ha realizzato un titolo sulla e tutto ciò che ruota intorno a questo mondo. Non potevo non provare un certo interesse, mi avevo immaginato, magari non conoscendo, perché adesso ti arrivo una partita. Beh, non dovesse bravo. Supportarlo, ma dargli un'occhiata, perché veramente è un progetto particolare, realizzato da questa singola sviluppatrice, peraltro autodidatta, che ha fatto qualcosa di incredibile, autodidatta concettualmente parlando. Bello. Ed è un prodotto che unisce le dinamiche tipiche delle avventure grafiche con un sistema di interazione abbastanza profondo, in cui si ha modo di interagire non solamente con lo stesso Freud, ma anche con un circostante, andando a vivere e a osservare la vita di questo psichiatra, psicologo, in maniera molto più complessa di quanto magari ci saremmo aspettati inizialmente. Okay. Allora, al di là del fatto che ci sono richiami alla vita di Freud, ad alcune delle figure che hanno caratterizzato la vita di questo, di questo famosissimo personaggio, c'è anche la gestione della sua parte economica. Ma non so sarà un gioco che già da questa demo dimostra di avere tantissimi spunti interessanti che andranno ampliati e gestiti, perché ci sono lettere che Freud ha ricevuto, che dovremo andare addirittura a studiare e a osservare per trarne dei dettagli utili alla progressione. I nostri comportamenti andranno a condizionare la crescita del personaggio e la sua predisposizione verso determinate aree. Insomma, è un gioco che adesso, insomma, andando avanti, poi ci accorgeremo. Io vi ho accolto, diciamo, a non dico metà della demo, ma una fase un po' più avanzata, per non svelare Sigmund. Un Sigmund così sui generis, proprio diretta a lui. L'altra adesso vediamo. Ok, qua sono le lettere. Il dottor Freud, scrivo queste poche ma accurate righe per introdurle la donna che varcherà la storia del suo studio, sul mio consiglio. Elsa Kovacs. Elsa è una creatura speciale e voglio comunicarle con rammarico che il mio tentativo di curarla è naufragato. I bagni freddi, l'elettroshock, la somministrazione di cloralio e bromuro, i massaggi, tutto è stato vano. Le affido alle sue sapienti cure e ai suoi innovativi metodi, nella speranza di avere solo buone notizie alla fine di dare trattamento. Con stima, dottor J.V. Bernays. Siamo ancora in retro? Oh, mi sa che ammiro la dedizione di certi medici, ma questa apprensione devo modificare. Questa è la fase di interazione in cui noi, che rappresentiamo l'io di Freud, dobbiamo in qualche modo interagire con lui. Traspare affetto dalle parole del medico verso la sua paziente. Non mi fido dei medici troppo apprensivi, c'è qualcosa che non quadra. E io sono un po' più per il c'è qualcosa che non quadra, sinceramente. Oh, finalmente inizia ad assomigliarmi. Era un tipo parecchio cinico, Freud. Neanche io sono propenso a fidarmi. Vedremo, adesso diamo un'occhiata alla cartella clinica. Per consultare la cartella clinica del tuo paziente puoi cliccare su di essa oppure sull'icona apposita nel menu. In sostanza è un gioco in cui noi interagiamo con Freud, ma dovremo anche operare nella sua professione. Quindi la psicoanalisi in termini di dinamiche vere e proprie dovrà rappresentare un punto focale dell'esperienza. La cartella clinica della paziente contiene tutte le informazioni basilari di cui avrai bisogno per risolvere il caso. Ma non so se le sezioni consultabili aumentano parallelamente lo sviluppo del caso clinico. La sezione punto interrogativo contiene i segreti del pestiere. Clicca sul punto interrogativo per leggere. Sì, in effetti c'è c'era la mia fatta. Sì, ok, quindi dobbiamo tipo non sappiamo nulla in questo momento. Sì, è un po' come Freud, va bene. Stesso il gioco più o meno, tengo proprio prima di immergerti nella seduta terapeutica. Questo magari può essere interessante. Teoria. Ci dica. Burinoso ed arrogante. Coraggio, seguimi. Oh, dici come dire, uno strumento indispensabile per una lista che si rispetti. Consulta la sezione vocabolario per approfondire la conoscenza dei termini. Nelle casi clinici troverai delle storie delle donne e degli uomini che hanno permesso la nascita della psicologia. Sì, io devo veramente dirvi, quindi questo titolo l'enciclopedia ci dà psicoanalisi, le teorie, la potenza di conoscenza per capire cos'è. Ed è spinto solo dal principio di piacere. Effetti sociali sentiti dalla psiche
come costanza proposta alla conoscenza. Insomma, okay, può tutte cose che però non lo so, piacere di approfondirla direttamente con la Leo, però non lo vogliamo. Ok, allora, poi cosa ci abbiamo? Signora, buongiorno. Buongiorno. Fronteggiare le oscure forze dell'est. Abbiamo gli indizi. Per riportare Lego al dominio, dovrai essere un archeologo e un investigatore. Un oste paziente e un generale crudele. Ogni paziente sarà sulla sua psiche esatta. Io ogni cosa che leggo vorrei approfondire con un mare di cose. Vabbè, comunque abbiamo capito il gioco. Io sognerei un doppiato per questo gioco. Magari fatto di Freud. Non mi interessa. Gioco del Plus di dicembre. Andrea me l'aveva chiesto. Ma cos'è sta roba? Oddio. Cos'è sta roba? Mi viene a parlare delle donne nude. Che cazzo mi mettete? Gennaio 2020. Che cazzo è? Ma che pagine sono sti qua? Ho provato a vedertelo, ma titolo di dicembre. Se non vorrei andare proprio lì proprio. Se no, scusa, facciamo un attimo una cosa. Li leggo io. Li leggo. È uscito Hollow Knight e l'ombra di Mordor. No, scusami, facciamo così, te lo leggo, ma preferisco andare tipo far vedere Discord magari. No, facciamo vedere Discord intanto, così io leggo tranquillo e ti leggo i giochi. Ok, intanto ho messo Discord solo per leggere. Aspetta, mo leggo, aspetta. Allora, nel mese di dicembre poi si è abituata a ridare la conclusione. Se non possiamo sapere l'esattezza di quali titoli che l'azienda rilascerà il mese prossimo. Supposizioni. Considerando i parametri elencati, troviamo tra i candidati God of War o Horizon Zero. Ma Horizon però ce l'ho già, quindi Sony poteva anche rilasciare qualche titolo popolare come giochi Evil Within, picchiaduro sportivo. Però non ha detto un cazzo. Vediamo cosa mi scrive Alex. Non lo so cosa. Non lo so, Andre. Cos'è sta roba che mi stai mandando? Questo non c'entra niente, però. Non c'entrava niente col calcio. Vabbè. Vabbè, dai, mettiamo un attimo questo. Dice praticamente i soliti titoli si vociferano, i soliti Witten, eccetera eccetera. Ma perché vuole questa roba? Che cos'è? Nell'esizio? Partitone, no, per carità apprezzo queste partite, però non c'è niente. È tanto forte, wow. Proprio che è successo? Si è rotto la schiena. Cos'è? Cos'è ragazzi? Oh. Oh, palo. Irlanda, sì, Irlanda, sì. Ma senti che tanto sono in quattro. Ma guarda te, saranno in tre, sono in qua. Sono i genitori di loro e poi gli altri. Cioè, ma perché dove è sta roba? Guarda che tiro sbilenco. Ma perché fa sti tiri marci? Ma guarda lì, ma tanto sono veramente, sono in familiare e basta. Golasso, attenzione qua. Tanto il campo mi sembra non proprio in forma, sembra un campo di patate. Cosa è successo, oddio? Ma che gol è? Le emozioni volano libere, una roba liberissima. Bellissimo, guarda, esatto. Non vedevo l'ora che mi passasse questo video. Lo vedevo loro. Vediamo se c'è qualche gioco. Più che altro di gioco. Allora, di gioco. Ah, c'è Buon Jack. Ci mettiamo un bel like. Giacone. Ecco. Eccomi qua. Un saluto. Un bel like. Top 10. C'è il gioco di Hercules. Long Play Archive. Tomato uno sull'isola, attacco dell'Italia, grifo la. Sì, pensa un po'. Ah, ok, me ne è mandato un altro. Ho visto. Ah, Iron. Ok, qua lo vediamo.
andiamo a vedere. In 2016, okay, Paradox released the ultimate grand strategy war game. Over the years, the game has expanded and tools of history has evolved. Soldiers, sailors and airmen, you are about to embark upon a great battle. You will bring about the destruction of the German war machine. Fight on the beaches. Ma è italiano, no? Fight on the landing ground. In inglese. We shall never surrender. The new world, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old. Good luck. And let us all defeat the blessed. Qua, vediamoci questo che mi ispira. Stellaris Apocalypse Release Date. Questo già ho carico. Qua mi sembra già interessante. Che te lo dicevo qua. Ah, questo dicevi? Quando era il trailer, la cosa giornale. Ah, questo mi dicevi. Che ho trovato un'altra cosa. It went by so fast. Cos'era? I need to go, but know that you've been with me every day. Stay strong. Don't be afraid. Everything will be okay. I promise. Know that I did what I could to protect you. Sì, ora lo metto anche. Mantenere le vostre situazioni bastardi. I solemnly swear to devote my life and abilities in defense of the United Nations of Earth and to further the from the depths of the Pacific. Non ti compro 5-6 euro, ma neanche globale. Ma cos'è? Good morning, Miss Garcia. Good morning, sunshine. I miss you. Ma chi è sta gente? I can kiss you right now. Posso baciarti proprio adesso o no? Someday. Se vuoi buttare un altro link. Curfew is now in effect. All unauthorized citizens must stay in place. Mi sembra proprio... Oh, che sta succedendo? La 213ª è meglio una sinistra realtà. 23 tutti io. Scanner temperatura. Non è un cammino oggi, è un fermato attacco di virus. Questo è il terrore. Sto facendo. All infected Americans are being forced into quarantine camps. Sarah. Sarah, what's going on? Sarah, sto succedendo. Ma dai, non è possibile. Department of Sanitation. Sarah, talk to me. I think my neighbor has a fever. It'll be so much easier if you just open the door. No, I feel bad. Mrs. Grant, you have visitors. Sir, please. Sir, open the door. Sarah, who's that? Sir, do not open that door. Oh, man, I mean. Geniale. Non sembra, ma è quello che ci succederà se non aspettiamo. Sicuramente ci succederà quello. Allora, 4-6 ore. This is my message to you. I know you're in there. Oh, ma è un film. They're coming. Ah, è Dino Tinello, perché so chi è. Ma si va con uno. Say goodbye to me. Dino Tinello. I'm not letting you give up. So I'm trying to save the one person left in my life that matters to me. Andiamo quello di Alex. Lo sapevi? Ma basta. Frisky, sei il più scelto dalle famiglie italiane. Purina. Non lo so, buh. Ma perché Dino è il Palermo? Che cazzo non è un fregato del Palermo? Ce ne frega proprio niente il Palermo, non ne frega nulla.
Allora andiamo un attimo a vedere un attimino chi c'è. Chi c'è? Gente interessante, magari, non dei caproni. Ma sì, Ale, era solo per provare, Ale. Ma fa schifo quell'indole. Sentitelo tu. C'è Xeno, ragazzi. Se vogliamo andare da Xeno? Così? In simpatia? Soggetti? Recuperare il Palermo. No, andiamo tranquilli, Alex. Andiamo tranquillo. Se ce n'hai uno al volo, ok. Ce l'ho già pronto. Soggetti no. Uno buono, Alex, no. Cioè, vai, allora butta. Dovevi buttare i casi umani, Vai. Tanto prima di mettere, mi metto in schermata live finita, tanto che Alex ci dà il nome. Questa è la schermata finale. No, non lo so, Andre. Sta uscendo poco. Poco e nulla. Esce poco e niente, Andre. Non possiamo vedere che sono chiusi. Vai Alex, vai, butta il nome. Siamo fino a domani, se no. Io ce l'ho in teoria soggetta, però mi hai detto che lo stai cercando. No, non possiamo vedere, mi sa. No, perché sono chiusi i cinema, l'hanno chiusi. Però, forse una cosa a livello di, che ne so, di supereroe, può darsi. Può darsi. Ecco, andiamo a vedere sto qua. Minchia, spero che non sia un colpo, perché sennò se è un caso umano è l'ultima volta che ti do retta, te lo dico. Pensaci bene, devi darmi roba. E no, vabbè, porta FIFA, se sembra una persona normale, insomma. Va bene, Alex, ci sei? Ragazzi, andiamo da questo ragazzo. Rimaniamo con la schermata così. E ci sentiamo domani, non so su che canale. Potenzierò ancora un po' gli audio, i comandi e alla prossima. Ciao!